In una sala poco adeguata in cima a Palazzo De Simoni a Bormio, una calca di gente debordante fin in strada per l'aria mancante ha patito il caldo, così come per il verdetto su un tema che lo era altrettanto, la tangenzialina sulla piana della Lute. Il Consiglio Comunale, con un unico voto contrario, ha ritenuto inammissibile il quesito referendario abrogativo presentato il 24 gennaio 2023 dal Comitato Promotore a tutela della Lute, a fronte di 1000 firme raccolte. L'iter si ferma. 5 amministrazioni in 18 anni. La questione risale addirittura anni addietro, dice il sindaco Silvia Cavazzi, si sono pronunciate su un'opera senza mai contestarne formalmente la realizzazione. Non dice che l'amministrazione Occhi il 24 novembre 2011 scriveva alla regione facendo proprie le perplessità del gruppo di lavoro di redazione del PGT, ritenendo priorità di mandato la conservazione integrale dell'area agricola della Lute. Sulla tangenziale mi sono già espressa contraria, mi esprimerò sempre contraria perché ritengo che i benefici che porti una strada del genere non siano sufficientemente correlati invece ai sacrifici che porta. Quindi, dal mio punto di vista, questa è la mia opinione, io sono contraria a questa realizzazione. Infatti, parlando anche con il comitato, avevo consigliato di fare un referendum consuntivo, non abrogativo, perché consuntivo avrebbe avuto più possibilità di passare. Purtroppo abrogativo era molto più complicato. È stato posto un quesito abrogativo, di conseguenza c'è stata l'inammissibilità del referendum, a cui ho dovuto votare favorevole per coscienza, perché è la parte del referendum è una parte tecnica, non è una parte politica. La decisione sulla strada era una parte politica che ho preso in considerazione e ho votato contro. Il referendum invece era una parte tecnica valutata dai giuristi e noi abbiamo semplicemente dovuto prendere atto di quanto i giuristi avevano stabilito. Non è un assessore che può proporre un referendum, deve essere un comitato come loro hanno fatto, cioè come loro hanno costituito un comitato, quindi deve essere un comitato che propone il referendum, però mi informerò se può proporlo anche un assessore. Assemblea pubblica giovedì prossimo alla sede della Popolare. Il comitato invita la propria legale Veronica Dini e Antonio Muraca, presidente di Italia Nostra, sezione di Sondrio. Si sono trincerati dietro il parere dei garanti, che peraltro non era vincolante, e hanno tutti detto che non potevano andare contro gli studi fatti da persone competenti, avvocati e quant'altro, che non avevano le competenze, e questo non è accettabile, perché loro dovevano prendere una loro decisione, non ammettere la decisione di altri, perché il paese è nostro, non è né dei garanti né della regione, ma è dei bormini, e non hanno voluto lasciare esprimere il parere dei cittadini in un modo o nell'altro, e questa non è accettabile, non è democrazia. Hanno detto che anche se avessimo fatto un referendum consultivo ormai sarebbe stato tardi, quindi di cosa stiamo parlando? Ci hanno tirato in giro da un anno e mezzo a questa parte, e questa sera l'ennesima conferma. I tanti giovani presenti hanno espresso la loro delusione. Penso di essere portavoce in minima parte della mia generazione di neotrentenni, che vorrebbe un futuro più verde, dove la sostenibilità e la mobilità vadano in un'altra direzione, e non solo in quella di consumo di suolo, di territorio. E ecco, volevo vedere qualcosa di diverso, un segnale forte verso un futuro che sta cambiando, il mondo in cui siamo sta cambiando, e invece c'è solo tanta frustrazione nel vedere un'amministrazione che non vuole ascoltarci, o meglio ha già preso delle decisioni in merito